dire, lo rifacciamo ancora più forte. Oh, Claudio Libero! Claudio Libero! Claudio Libero! Claudio Libero! Oh, Claudio Libero! Claudio Libero! Claudio Libero! Claudio Libero! Claudio è una persona che, nonostante vive in questo momento da diversi mesi, per scelta sua personale a 600 km da Bergamo, nonostante non sia presente qua, riesce, come si può vedere dalla gente che c'è qua, a muovere le masse, perché è una persona carismatica, di cuore, che mette il cuore e passione in tutto quello che fa e fa sì che la gente gli voglia bene. E ha fatto sì che nel tempo sia diventato il leader della nostra curva, nonostante non la frequenti più attivamente dalla balconata da anni. Frequento lo stadio da 27-28 anni più o meno. La prima volta che sono entrato nello stadio, Claudio aveva già i piedi su quel ferro ed era già in cima con la balconata. Claudio è sempre stato visto in cattiva luce come il delinquente de Ultras dell'Atalanta che andava a far casino, invece Claudio ha fatto molto sia per Bergamo, per la curva dell'Atalanta, è andato anche all'Aquila in prima linea. Senza Claudio non ero stato di una volta. Siete arrivati a Bergamo? È per il Claudio Libero che non c'è giustizia in questo mondo, secondo me. Cioè per una partita di pallone non si può perdere la dignità. Forza Claudio! Noi siamo un gruppo della curva Est, siamo il gruppo Vecchio Stampo e siamo venuti a sostenere un nostro fratello. Per alcuni di noi un fratello, per alcuni di noi un padre. Claudio è venuto due volte ad Amatrice, hanno fatto della solidarietà, hanno aiutato per ricostruire lo stadio, sono stati vicini alle persone. Ecco. Io sono uno dei dinosauri della preistoria della curva e non è quel delinquente che qualcuno vuol far passare, perché altrimenti vedere migliaia di persone che si muovono, vanno in piazza per lui, vuol dire che è una persona di cuore, come ha sempre dimostrato. Ricordiamo Claudio allo stadio! Da quanti anni non entra allo stadio? Sono esattamente 25 anni, col prolungamento potrà rientrare dopo 27 anni e mezzo circa. È una persona che ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato, lo ha ammesso, ma ha pagato e purtroppo ha pagato molto di più di quello che doveva pagare. Lunedì sera c'è un incontro in programma, di che cosa si tratta? È un incontro per diciamo, chiedere al nuovo questore di valutare la situazione del Galimberti, mettersi una mano sul cuore e vedere di trovare una soluzione per poterlo fare rientrare più velocemente possibile all'interno dello stadio. Non chiedo regali a nessuno, ma di rivivere la curva in cui ho vissuto tutta la mia vita, ho dedicato tutta la mia vita e ho conosciuto le persone stupende che mi hanno insegnato i valori e spero di tenermi interno tutta la vita.